Allora ragazzi, io vi faccio vedere come funziona l'equilibratrice statica. Faccio un breve riassunto molto veloce, se no altrimenti è lungo e duraturo. Quindi abbiamo messo qui la gomma su questa forcella e quindi la parte pesante è scesa giù ed è rimasta quindi la parte più leggera che noi andremo a segnare, a prendere un appunto con questo pennarello. Quindi qua io indico con questo pennarello qui che la parte più pesante si trova in questo punto. Allora, che cosa succede? Io già più o meno ho fatto qualche calcolo. Vado a spostare la ruota di 90 gradi e vado qui ad applicare circa 20 grammi o 30. Quindi io so già qual è la grammatura idonea che va qui. Sono 25 grammi di differenza. Perché se metto 20 grammi, la ruota continua a salire. Se ne metto 30, la ruota scende. Se ne metto 25 grammi, in qualsiasi punto io lascio la ruota, rimane ferma e immobile, quindi non va a spostarsi come sta succedendo adesso, che la parte più leggera torna su e la parte più pesante torna giù. Quindi vado ad applicare subito i 25 grammi. Allora io ho messo già i pesi, quindi ho applicato 25 grammi. In questo modo la ruota in qualsiasi punto viene posizionata, non continua a girare per trovare il punto pesante, quindi se magari c'è un punto pesante, lei continua a scendere giù. Quindi lei continua a rimanere ferma. In qualsiasi punto la si mette, la ruota non scorre più, rimane quindi perfettamente bilanciata. Esattamente, proprio così, bilanciata. Adesso andiamo a montarla, eh?